Signori, salve a tutti, bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Questo video, vi giuro che questo video, se non ci credete, adesso ve lo faccio vedere. Sono, non dico anni, però poco ci manca, che stavo progettando di farlo. E se non ci credete, praticamente io ce l'ho pure qua sulla vision board, il video proprio su questa recensione. Vi voglio parlare oggi di questo album. Oggi vi voglio parlare di Density Parameter di Mesarteam. Andiamo a, come dire, ad approfondire lo space black metal. Per chi ha già visto il video sullo space black metal, si ricorda che ho parlato di vari tipi di space black metal. Oggi andiamo ad approfondire lo space black metal di Mesarteam. Uno space black metal molto concreto, uno space black molto scientifico, molto proprio, se così vogliamo dire, proprio dadi e bulloni, proprio la scienza. E oggi appunto vi spiegherò un po' quello che sono riuscito a capire di questo album, perché vi dico la verità, come sapete, a me non piace solo ascoltare la musica, bisogna capire cosa ci vuole proporre l'artista, come lo sapete, ormai lo sapete con me come funziona. Quindi niente, questo album mi era rimasto un po' sul groppone, perché dico, cavolo, ma perché non si trovano i testi dei Mesarteam? Voglio andare a fondo, voglio capire di cosa ci sta parlando appunto i Mesarteam, di cosa ci stanno parlando. E sono riuscito praticamente a fare un po' di ricerche e sono riuscito finalmente a capire di cosa parla questo album. Questo album parla della formazione dell'universo. E adesso andiamo a fare una... ci immergiamo appunto nel concept che ci portano i Mesarteam e vi spiego che cos'è. Parliamo della musica, parliamo di che cosa fa Mesarteam, che cosa fa questo duo, perché è un duo proveniente appunto dall'Australia. Allora, Mesarteam è un progetto appunto atmospheric black metal trance, qui dice proprio su Enciclopedia Metallum, vediamo se riesco a farvelo vedere, vabbè, ve lo metto a schermo, insomma, appunto, che parla di cosmo ed esistenza. Le tematiche principali sono queste, ma io direi più è appunto il cosmo, l'universo e ciò che ne concerne. Ha fatto veramente un 1, 2, 3, 4, 5, 6 full length. L'ultimo appunto è uscito quest'anno, Arrival, ma quello di cui vi parlerò oggi appunto è Density Parameter. Allora, prima di iniziare vi spiego in poche parole da dove è uscito il nome Mesarteam, da dove si sono ispirati, e vi spiego la copertina appunto di Density Parameter. Se vedete le inquadrature, sono tre inquadrature diverse nel video, perché porca miseria, l'ho registrato in tre momenti diversi. Quindi il nome Mesarteam deriva appunto dal sistema binario appunto di Gamma Arietis, situato appunto nella costellazione dell'Ariete, nei pressi di Beta Arietis. Dista praticamente 204 anni luce dal nostro sistema solare. Questa stella, anche se sono due, questo sistema si può osservare dall'emisfero boreale, dal nostro emisfero appunto. Data comunque la sua posizione non fortemente a nord, può essere praticamente osservato da gran parte delle regioni della Terra, anche se l'unico punto dove non può essere osservato è proprio l'Antartide. Essendo appunto poi di magnitudine 3.9, si può osservare anche da centri urbani senza difficoltà, sebbene, ecco, serva un cielo non eccessivamente inquinato, che è appunto indicato per osservare il cielo e questa stella, ecco appunto. Il suo periodo migliore per la sua osservazione nel cielo serale ricade appunto nei mesi compresi tra settembre e febbraio, quindi è una stella del cielo invernale. Da entrambi gli emisferi il periodo di visibilità rimane sempre lo stesso, grazie appunto alla posizione della stella non lontana dall'equatore celeste. Ora, questo è il nome Mesarteam. Andiamo a vedere in poche parole la copertina. La copertina di Density Parameter, che io adesso ieri sera non me lo ricordavo, fammi fare qualche ricerca. Praticamente la copertina di Density Parameter è l'ammasso stellare Pismis 24, che si trova nel nucleo della grande nebulosa a emissione NGC 6357. Si estende praticamente di un grado nel cielo in direzione della costellazione dello Scorpione. Parte della nebulosa è ionizzata dalle stelle più pesanti, più giovani, quelle più blu, come potete vedere.
di Pismis 24. L'intensa radiazione ultravioletta proveniente dalle stelle ardenti riscalda il gas che appunto circonda l'ammasso e crea una bolla in NGC 6357. La presenza di queste nubi di gas rende ancora più difficile sondare la regione, perché appunto l'interno della regione, perché appunto non passa la luce. Detto questo, allora, quello che hanno fatto Mesartim, parliamo un po' di musica, un po' di che cosa stiamo andando ad ascoltare e poi vi racconto un po' appunto Density Parameter, perché è il mio album preferito appunto di Mesartim. Per chi è un po' più bazzica, un po' di più il mio canale, si ricorderà che qualche anno fa avevo blastato uno degli ultimi album, che è proprio Vacuum Solution. Vacuum Solution, che è appunto l'EP del 2021. Un EP che sinceramente non mi è piaciuto, perché praticamente, ora vi spiego, Mesartim comunque sia fa un genere molto particolare. È un black metal con sintetizzatori, che tra l'altro sembrano quasi prevalicare. Andare ad ascoltare Mesartim è, come dire, è tutto l'opposto di ciò che vorrebbe ascoltare un true blackster, perché appunto abbiamo elementi di musica proprio elettronica, quasi un andare a sentire musica elettronica con black metal, appunto. A me piace perché comunque sia è molto innovativo, hanno portato una ventata d'aria fresca, molto, una musica molto più al passo con i tempi di quello che magari potrebbe essere un qualcosa che appunto qualsiasi altro genere. E io diciamo che ce li ho a cuore proprio per questo motivo, oltre ad avere appunto una tematica molto concreta. Detto questo, Density Parameter per me è un album che è clamoroso. Veramente, veramente clamoroso. Uno dei migliori album space black metal, appunto, penso proprio di sempre. Anche perché ha un approccio molto più, diciamo, scientifico. Si sente anche dal sound, un sound che è molto più moderno. Moderno, e va a prendere, appunto, come dicevo prima, una branca che neanche si sognerebbe di andare, appunto, nel black metal, di essere nominata insieme al black metal. Provare per credere, andate a sentire questo album. Tra l'altro finalmente è tornato su Spotify, non so perché, era sparito per un certo momento ed è tornato. Altra cosa, proprio al volo, prima di iniziare appunto a parlare di questo album, i Mesartim hanno fatto una cover dei Summoning. Hanno coverato Grey Heavens, e andatevela a sentire, raga, vi giuro, perché questa cazzarola di cover è anche meglio dell'originale. Sono riusciti a fare la cover space black metal di Grey Heavens e funziona quasi meglio della canzone dei Summoning. Quindi, raga, a dir poco clamorosa. Detto questo, signori, iniziamo e andiamo a parlare dell'album, perché come dicevo prima, l'album in realtà non si trova nei testi, ma dal titolo delle canzoni, solamente dal titolo delle canzoni, insomma, c'è tanto 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 da dire. E poi, siccome sono uno che ci tiene a sapere che cosa sta ascoltando, spero che, insomma, che ci teniate anche voi ad essere informati. Proprio per questo motivo sto facendo questo video. Il parametro di densità dell'universo è una quantità utilizzata in cosmologia per descrivere la quantità di materia, massa ed energia presente nell'universo rispetto alla sua densità critica. La densità critica è la densità di materia necessaria affinché l'universo sia esattamente piatto, ovvero né in espansione accelerata né in contrazione. Il parametro di densità dell'universo, indicato con omega, viene definito come il rapporto tra la densità effettiva di materia e energia presente nell'universo e la densità critica. In altre parole, omega è uguale a P fratto PC, dove P rappresenta la densità effettiva dell'universo e PC è la densità critica. Se omega è uguale a 1, allora l'universo è esattamente piatto e la sua espansione è determinata dalla legge di Hubble. Se omega è minore di 1, l'universo è aperto e in espansione accelerata, mentre se omega è maggiore di 1, l'universo è chiuso e in contrazione. Per i più attenti, per quelli un po' più studiati, insomma, questo video, il meme della mia pronuncia non è così all'aperto,
diciamo così, al vento come al solito. Per i più attenti sapranno che quella che sembra una P in realtà si legge RO, e l'ho scoperto appunto dopo che ho fatto tutto quanto, dopo che ho registrato tutto quanto. Eppure sta settimana portiamo a casa il meme della pronuncia, perché siamo ignoranti. Detto questo, colgo l'occasione per ricordarvi che a 3000 iscritti faccio un bel video, prendo una lista, un bel foglio tipo questo, comincio tipo a leggere tutte le canzoni di Munsorrov, vediamo che ne esce fuori, dai, fatemici arrivare, dai, insomma. La misura precisa del parametro di densità dell'universo è un importante obiettivo della cosmologia e può fornire indicazioni sul destino e sulla struttura dell'universo nel suo complesso. Le attuali stime indicano che Omega è molto vicino a 1, quindi suggeriscono che l'universo sia molto vicino all'essere piatto. La trasparenza in cosmologia si riferisce alla capacità dell'universo di consentire il passaggio della luce attraverso di esso, senza essere significativamente assorbita o dispersa. Nelle prime fasi dell'universo, durante un periodo appunto chiamato era della ricombinazione, l'universo era opaco a causa della sua alta densità e temperatura. Durante questa fase i fotoni erano continuamente scatterati dagli elettroni liberi presenti nello spazio. Tuttavia, una volta che l'universo si era freddato abbastanza da permettere agli elettroni di combinarsi con i nuclei atomici per formare atomi neutri, i fotoni hanno potuto viaggiare liberamente senza essere disturbati, rendendo l'universo trasparente alla luce. Questo evento è noto come l'ultima dispersione di Thomson. La radiazione cosmica di fondo, la radiazione che oggi possiamo rilevare proveniente da tutte le direzioni nello spazio, è emessa proprio in quel momento, circa 380.000 anni dopo il Big Bang, quando l'universo è diventato trasparente. Allora, raga, dato che io in realtà ci sto a capire poco di questi termini, no? E ce l'abbiamo dentro casa, perché non sfruttarlo? Allora, senti, professore di fisica, allora, mi stavo chiedendo, ma che cosa vuol dire che i fotoni sono scatterati dagli elettroni liberi nello spazio? Puoi spiegarci questa cosa? Oh, ma che so queste domande bruciapelo così de botto? Allora, in pratica scattering si intende diffusione, immaginatele tipo palle da biliardo che rimbalzano l'una con l'altra. Diciamo che può avvenire diverse cose, l'effetto Compton, l'effetto fotoelettrico, oppure addirittura la produzione di coppie. Comunque dipende dalle energie che hanno il fotone e l'elettrone, oppure addirittura se avviene all'interno di un atomo, se il fotone va addosso all'elettrone lo eccita, che poi dopo un po' di tempo perde la sua energia e riemette nuovamente il fotone. Quindi dipende da quello che stai considerando. E comunque alla fine immaginalo sempre come lo scontro tra una pallina da biliardo e un'altra pallina da biliardo più o meno della stessa dimensione, dipende dall'energia sempre che c'ha il fotone, ti ripeto. L'era della ricombinazione quindi è un periodo cruciale nella storia dell'universo, durante il quale si sono verificate importanti trasformazioni, e si è verificata proprio 380.000 anni dopo il Big Bang, quando l'universo era estremamente caldo, ricollegandosi così alla trasparenza. Durante le prime fasi dell'universo, come stavo dicendo appunto prima, gli elettroni e i protoni erano liberi e interagivano fortemente con i fotoni attraverso i processi di scattering. Ciò rendeva l'universo opaco alla luce, poiché i fotoni venivano continuamente deviati dalla loro traiettoria a causa delle interazioni con le particelle cariche. Tuttavia, quando l'universo si è espanso e raffreddato abbastanza, quando la temperatura appunto è scesa a 3000 gradi Celsius... Ah, in poche parole, per farvi capire quanto è bollente, è come il ripieno dei pomodorini del secondo tragico Fantozzi, quando è andato appunto lì al pranzo, alla cena di gala. Questo me lo pappo io! A questa temperatura gli elettroni hanno iniziato a combinarsi con i protoni per formare atomi neutri di idrogeno. Questo processo è noto proprio come ricombinazione. Quando gli elettroni si sono combinati con i protoni, gli atomi di idrogeno hanno assorbito i fotoni ad alta energia, rendendo l'universo trasparente alla luce visibile. Una volta che l'universo è diventato trasparente, i fotoni sono stati liberi di propagarsi senza ostacoli. Questa radiazione liberata durante l'era della ricombinazione
radiazione, nota proprio come radiazione cosmica di fondo, viene rilevata ancora oggi ed è proprio una delle prove più solide a sostegno del modello del Big Bang. Dopo l'era della ricombinazione, ovviamente l'universo è diventato sempre più spazioso e le strutture cosmiche come galassie e stelle hanno iniziato a formarsi grazie alla forza di gravità. L'era della ricombinazione segna quindi comunque una transizione molto importante nell'evoluzione dell'universo, cui ha iniziato ad essere più trasparente ed ha gettato proprio le basi per la formazione delle strutture cosmiche che oggi possiamo vedere. Il valore 74% in cosmologia si riferisce solitamente al parametro di Hubble, indicato come H0, che rappresenta la costante di Hubble. Questo parametro è una misura dell'espansione dell'universo e indica la velocità a cui le galassie si stanno allontanando l'una dall'altra a causa proprio dell'espansione dello spazio. Il valore 74% indica che per ogni 3,3 milioni di parsec, questa la spiego al volo proprio, è la nave che ha fatto la rotta dei Kessel in 12 parsec, regà, dai, che va, ricordate, su via. Circa 10,8 milioni di anni luce di distanza, appunto, le galassie si allontanano l'una dall'altra ad una velocità di 74 km al secondo. Ah, stessa velocità, in poche parole, che ci mette la Ferrari di Carlos Sainz a prendere fuoco, no? Ma poi mo mi sta a venire dubbio, ma non è che poco poco la Ferrari ha preso spunto dal motore dell'ADAC a Roma, no? No. Questo valore può variare leggermente a seconda delle osservazioni e delle misurazioni sempre più recenti. Il parametro di Hubble è collegato comunque alla densità di materia ed energia dell'universo. Ad esempio, un valore del 74% suggerisce che il 74% dell'energia totale nell'universo è rappresentata dall'energia oscura, mentre il restante 26% è costituito da materia comune e oscura. Questi valori sono basati sul modello cosmologico attuale, sulle osservazioni disponibili proprio in questo momento, ma è anche importante ricordare che possono essere soggetti ovviamente a revisioni e aggiornamenti man mano che si acquisiscono nuove informazioni. Seconda domanda di oggi al nostro professore di fisica. Ma visto che ci siamo, energia oscura e materia oscura, così, in soldoni, spiegaci un attimo che cos'è. E il nostro professore è troppo forte, ci risponde subito. Grande domanda, qua mi cogli abbastanza preparato perché l'ho fatto nella tesi di laurea. Allora, la materia oscura, diciamo che parte da lontano 1930 circa, quando si resero conto attraverso alcuni fenomeni gravitazionali inspiegabili che probabilmente deve esserci molta più massa all'interno dell'universo di quella che vediamo. Mi spiego meglio. Attraverso una cosa che viene chiamata curva di rotazione delle galassie a spirale, e noi possiamo dire che l'andamento della velocità è di un certo tipo, purtroppo sperimentalmente non si vede questo tipo. Per far fronte a questo problema si è detto che probabilmente esiste più massa di quella che riusciamo a vedere. Purtroppo la materia oscura, così come l'energia oscura, che in realtà è un qualcosa che tende a spiegare l'espansione dell'universo perché avviene in maniera accelerata, è un problema ancora irrisolto della fisica. Diciamo, ci sono vari modelli, ma nessuno di questi ancora è stato verificato sperimentalmente e purtroppo ancora brancoliamo nel buio. Quindi per ora si cerca di trovare una spiegazione a tutto questo che possa soddisfare i nostri modelli, cioè nel senso che riusciamo a trovare delle predizioni che poi effettivamente esistono. Grazie professore, mamma mia, senza de lui sto video non sarebbe lo stesso. In cosmologia la frammentazione si riferisce al processo di formazione di strutture cosmiche su scale più piccole. E no, anche se qui il termine sembra voler dire un'altra cosa, qui sta proprio indicando la formazione, l'aggregazione di elementi, l'aggregazione di materia, per capirci, ecco. Non la frammentazione dei miei testicoli quando vedo e leggo certe cose.
come galassie, ammassi di galassie e strutture a grande scala. Dopo il Big Bang, l'universo era inizialmente uniforme e omogeneo, con piccole fluttuazioni di densità. Nel corso dell'espansione cosmica, queste fluttuazioni di densità sono state amplificate anche dalla forza di gravità, e le regioni più dense attiravano ulteriormente la materia circostante, accumulando appunto più materia in quelle regioni rispetto a quelle meno dense. Questo processo è proprio noto come collasso gravitazionale ed ha portato alla formazione di strutture cosmiche su diverse scale. A livello più piccolo invece la frammentazione ha portato alla formazione di galassie. Le regioni più dense attiravano il gas e la polvere circostanti, che poi si raffreddavano e collassavano per formare stelle, pianeti e altri oggetti all'interno proprio delle galassie. A livello più grande la frammentazione ha portato alla formazione di ammassi di galassie e a strutture su grande scala come i filamenti e i vuoti. L'attrazione gravitazionale poi tra le galassie ha portato alla formazione di ammassi in cui numerose galassie sono collegate dalla gravità. Allo stesso modo i filamenti cosmici sono lunghe strutture filamentose composte da gas, polvere e galassie che si estendono attraverso l'universo. I vuoti invece sono regioni relativamente vuote e meno dense dell'universo. Signori, se siete arrivati fin qui io non posso fare altro che ringraziarvi per aver visto questo video. Spero comunque sia di aver stimolato la vostra curiosità nell'andare ad ascoltare Mesarteam, nel capire ora di più ciò che ci ha proposto l'artista, perché sì, è bello ascoltare la musica, ma è bello anche capire che cosa ci sta raccontando l'artista. Per quanto riguarda appunto Mesarteam, era un pallino che avevo, perché cavolo, dicevo, questa musica è bellissima, ma non so che cosa mi sta dicendo, non so cosa mi sta raccontando. Finalmente sono riuscito a capirlo e spero, insomma, di esservi stato utile per chi magari se lo stava chiedendo oltre a me, che cosa ci dicesse Mesarteam nella sua musica, nelle sue canzoni. Signori, vi ringrazio veramente di cuore per essere arrivati fin qui, un grazie enorme per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Se pensate che me lo sia meritato, lasciate un bel like al video e se ancora non sei iscritto, ti consiglio di iscriverti così puoi vedere altri video in futuro che parlano appunto di queste cose. E vi ricordo che a 3000 iscritti farò il video sui Moonsorrow, quindi è un motivo in più per iscriversi. Signori, di nuovo, grazie per aver ascoltato questo ragazzo e parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo video, sperando che arrivi il prima possibile. Ciao a tutti.